Che sopravvissuto e creato per un altro mondo, l'ancien regime del patriziato pago di sé e della propria gloria, aulico e grandioso, ma anche sereno e curioso del mondo. Dopo una vita ricca di successi e commissioni grandiose, apprezzato dai nobili e ricchi, i suoi referenti, come dirà il Massimo Pittar di Venezia, si trovano a trascorrere gli ultimi anni lontano dalla patria e dalla famiglia, presso una corte sempre più indifferente e inospitale. Oggetto di continui rimproveri da parte di occhiuti religiosi e bersagli dall'astio dogmatico del più freddo e arido dei classicisti, Raphael Meng, ferito dall'ironia di un Winckelmann, il Tiepolo fa più in un giorno che Meng in una settimana, ma quelli appena veduti e dimenticati, mentre questi rimane immortale. Nella dissertazione sul potere del sentimento del bello nell'arte, già nel 1763. Così la sua fama si eclissò nell'arco dei due ultimi drammatici decenni del secolo che era stato dei lumi. E così